La maniglia è diventata dura e non riesci a chiudere bene la finestra? In questo video ti farò vedere come risolvere questo problema da solo con una chiave dell'11. Ciao, sono Mauro e oggi scopriamo come registrare una finestra con la maniglia dura da chiudere. Può capitare che la maniglia sforza e non riesci a chiuderla fino in fondo. La ferramenta della finestra è formata da tanti nottolini eccentrici che entrano nelle sedi corrispondenti. Se uno di questi nottolini non entra perfettamente nella fessura corrispondente, potresti avere difficoltà a chiudere la maniglia. Come puoi fare per scoprire qual è il nottolino incriminato? Innanzitutto fai un tentativo. Apri l'anta opposta e prova il funzionamento della maniglia. Se funziona bene, vuol dire che il nottolino che non prende bene è sull'anta che è appena aperto. Se invece sforza anche in questa posizione, vuol dire che devi agire sui nottolini dell'anta con la maniglia. Come puoi regolare il nottolino? Troverai un dado esagonale con un taglio nella parte superiore. Per rendere più morbida la chiusura della maniglia, visto che è eccentrico, devi inserire una chiave da 11 e ruotare fino a portare il taglio sulla parte esterna. Così facendo hai ammorbidito la chiusura della maniglia e tutto è ritornato a funzionare correttamente. Ti è piaciuto questo video? Se ne vuoi vedere altri, iscriviti al nostro canale YouTube cliccando qua sotto oppure visita il sito www.tiguliodesign.it. Ciao, alla prossima!